Come vuoi che procediamo? Suoniamo il campanello. E se apre la moglie e le prende una crisi furibonda di gelosia? Eh? Beh, ne sarei felice. Sono più preoccupata che non si ricordi di me, invece. Esatto, quindi torniamo a casa prima che questa storia finisca male. Dai, non c'è nessuno. Io guardo sul retro. Abbiamo fatto il massimo che potevamo, non c'è bisogno di prolungare la sofferenza. Sì? Buongiorno. 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 Lei è Lorenzo Bartolini? Sì, sono io, sì. Sono io. Molto lieto. Sono Charlie Wyman. Lei è mia nonna Claire e... Ah. E Sophie. Io sono Claire. Ti ricordi di me? Claire. Non è lui. Sei sicura? Non sono i suoi occhi. Deve perdonarci. Ho sbagliato. Vediamo di essere sicuri. Lei ricorda cosa ha fatto nell'estate del 57? Nell'estate del 57? Non lo dimenticherò mai. Ho conosciuto la più bella ragazza del mondo, con i capelli lunghi, biondi. Nonna, nonna. Ci siamo sposati quell'anno. Io detesto quella femmina! Oh, no. Ecco, detesto i suoi occhi, detesto i suoi denti, detesto i suoi baffi! Ma perché me lo chiedete? Perché mi avete risvegliato questo orribile ricordo? Un bel buco nell'acqua. Non puoi dire che non ci ho provato, nonna. Mi dispiace, sul serio. Ma tu sei vero? Se sapessi che significa questa domanda, potrei tentare di rispondere. Non può essere l'unico Lorenzo Bartolini in Toscana. Che strega! Andate via, sparite! Beh, è l'unico qui intorno, quindi... Non sono arrivata fin qua giù per fare i bagagli, è chiaro? Nonna, che cosa vuoi fare? Vuoi metterti a bussare a tutte le porte e chiedere se c'è Lorenzo? Ma insomma... Quanti potranno essere?